Ciao a tutti, sono Fabrizio Fazzolari e quest'oggi mi trovo ad Alessandria, in Corso Roma, esattamente una delle due vie principali della città. L'appartamento di cui voglio parlare oggi è un appartamento che si trova esattamente qui alla mia destra e fa parte anche lui della mia personale top selection. Adesso venite con me così andiamo a vederlo. L'appartamento misura 265 metri quadrati e deriva dalla fusione di due unità immobiliari separate. Bene, benvenuti in questa fantastica sala di oltre 70 metri quadrati. Originariamente, al posto del salone, vi erano ben tre stanze separate. Tutte e tre le stanze hanno un'uscita sul terrazzo di 25 metri quadrati che dà su Corso Roma. La sala è talmente ampia che prevede ben tre zone separate. La zona conversazione, dove mi trovo in questo momento, la zona TV alla mia sinistra e la zona pranzo subito di fronte a me. Senza considerare le tre uscite sul terrazzo di 26 metri quadrati alle mie spalle che dà sul corso principale. Questo appartamento è molto interessante perché, oltre ad essere chiaramente in pieno centro, è ideale sia per un nucleo familiare molto ampio, infatti abbiamo ben 5 camere da letto, 3 bagni ed una lavanderia, ma è anche ideale per un investitore che voglia investire in Alessandria. Infatti Alessandria è una città universitaria ed essendo in pieno centro c'è la possibilità di poter frazionare e dividere gli ambienti in modo da creare degli appartamenti per studenti. Bene, terminata questa breve descrizione, adesso andiamo a vedere tutte le stanze dell'appartamento e partiamo dalla cucina alle mie spalle. La cucina è una bella cucina abitabile. Alle mie spalle troviamo la lavanderia, alla mia destra il balcone lato cortile, mentre invece a sinistra l'uscita sulla sala. Per terminare, di fronte l'uscita sul disimpegno che va nella zona notte. Questa è l'uscita della cucina di cui vi ho parlato poco fa. E questo invece è il lungo disimpegno che porta in tutte le camere della zona notte. Le camere sono tutte di ampia metratura. E se non consideriamo la master room che vedremo tra poco, ne abbiamo ben 4 a disposizione. Questa è la camera da letto principale ed è talmente ampia che qui alla mia sinistra è stata ricavata una comoda, grande, utile e spaziosa cabina armadi. E adesso parliamo della zona dei servizi. Come già detto, i bagni sono 3 più una lavanderia. I bagni principali si trovano uno qua alla mia sinistra, uno alla mia destra, mentre invece il bagno di servizio è subito di fianco alla zona della cucina. Bene, abbiamo terminato con il property tour di questo fantastico appartamento in pieno centro ad Alessandria in Corso Roma. E adesso, come di consueto, facciamo un riepilogo di tutto quello che abbiamo visto. L'appartamento misura 265 metri quadrati, si trova al terzo piano con ascensore ed è un appartamento che ha un salone di ben 70 metri quadrati, ai quali dobbiamo aggiungere come zona esterna ben 26 metri quadrati di terrazzo. L'appartamento internamente è composto da questo grande salone, la cucina abitabile, ben 5 camere da letto, 3 bagni, una lavanderia, oltre ai classici ripostigli. L'appartamento ha una tripla esposizione e all'interno del cortile vi è la possibilità di utilizzare 2 posti auto condominiali che non sono niente male, trattandosi di un appartamento in pieno centro di Alessandria. L'appartamento è molto ampio, come abbiamo detto 265 metri quadrati che derivano dalla fusione di 2 unità immobiliari. È interessante per un nucleo familiare molto ampio, ma è anche interessante a livello di investimento perché vi è la possibilità con pochissimi lavori di suddividere le unità immobiliari in modo da utilizzare l'intero appartamento sia ad uso turistico sia eventualmente ad uso affitto per studenti.
Se vi interessa venire a vedere questa fantastica opportunità immobiliare nel pieno centro di Alessandria, non vi rimane che chiamare il numero che trovate in sovraimpressione. Sarò lieto di accompagnarvi personalmente a vedere questo fantastico e grandissimo appartamento top selection in pieno centro. Ciao e ci vediamo al prossimo Property Tour.